Avanti Milano 73-66, altro fallo questa volta di Sisco, sempre su Di Legni, che sta veramente mandando al manicomio l'intera difesa del Bayern Monaco. Di Legni miglior marcatore con 24 punti, e questo è il quinto fallo subito da parte sua. Heinz si fa vedere, Shevon Shields determinata all'ultimo secondo del terzo quarto con una tripla da quasi 10 metri di tabella, lo scarico per Kevin Panther, va a vuoto Baldwin e Panther segna da 2. Sono arrivati, stanno arrivando nel momento propizio i punti di Kevin Panther, che sale a quota 10, e c'è time out chiamato da Andrea Trinchieri. Il primo time out di questo ultimo quarto, 66 Bayern Monaco, 75 Olimpia Milano. Si riprende a giocare, 8 minuti ancora al termine, 75 a 66 attacco del Bayern. Lucic, attenzione, attenzione da 3 punti, Vladimir Lucic, 7 per lui, 27 ne aveva realizzati 2 giorni fa. 69 Bayern, 75 Milano, più 6, ancora Sisco, chiama con sé Reynolds per il blocco, il consegnato per Baldwin, attacca Di Legni, si alza Baldwin, appoggia e segna, attenzione, attenzione, meno 4 Bayern, 71 a 75, Baldwin pericolosissimo, 18 punti per lui, manca una vita purtroppo, 7 minuti e 6 secondi al termine. Schiltz, Milano deve tenere, deve essere lucida. Schiltz, c'è la marcatura su di lui, da 3 punti, errore di Shevon Schiltz, rimbalzo di Sipser. Attenzione, attenzione al Bayern. Ancora Sisco, va via Sisco, poi si ferma, aspetta il blocco di Reynolds, sta arrivando anche Zipser, passaggio schiacciato per Reynolds che attacca Heinz, va al largo in post basso, scarica per Sisco che batte Lidei e va a schiacciare, portentosa schiacciata da parte di Sisco, qui ci vuole immediatamente un time out, deve interrompere l'ondata del Bayern Monaco. Infatti Ettore Messina chiama time out, soltanto 2 punti di vantaggio per Milano, 6-23 al termine, 75-73, dunque Milano deve resettare questo momentaccio e ripartire più forte che mai. Schiltz, Baldwin ringhia su di lui, 5 secondi, 4 per chiudere l'azione, alza la palla a Schiltz e gli è andata di lusso, tiri liberi, stava veramente, non ha costruito nulla l'Olimpia in questo attacco. E allora a quel punto si è dovuto mettere in proprio Shevon Schiltz quando ha visto che il cronometro inesorabilmente stava andando avanti e l'azione stava scadendo. Per fortuna che ha trovato il fallo, i tiri liberi fondamentali per interrompere questa ondata da parte del Bayern Monaco e provare a ricacciare indietro almeno di 4 punti gli avversari. Segna il primo Schiltz, buona la sua partita, 15° punto, 76 a 73. Secondo tiro libero per Shevon Schiltz, fa 2 su 2, e allora di nuovo 4 avanti l'Olimpia. Attenzione, da 3 punti Zipser, il Bayern è a meno 1, 77 Milano, 76 Bayern. Stanno entrando le triple nel momento meno opportuno per Milano da parte dei giocatori del Bayern. Gigi Datome per Di Legni, Di Legni cerca di attaccare Sisco, arresto e tiro, Di Legni, eccolo là, l'MVP, l'MVP della partita, 26 punti per lui nel momento di massima difficoltà per l'Olimpia, 2 punti preziosissimi, e sono 79 a 76 il parziale per il Bayern Monaco. Dall'altra parte c'è però il canestro facile facile da parte di Reynolds, e allora tutto come prima, nuovamente uno di vantaggio, 79 a 78 per l'Olimpia Milano, 3 minuti e 25 secondi, finale al photo finisher. Di Legni si alza, sbaglia stavolta, rimbalzo di Zipser per il Bayern, 3-17 al termine, attenzione, più 1 Milano, c'è Baldwin, scarica Reynolds, piazzato, segna Reynolds e il Bayern è avanti, segna Reynolds e il Bayern è in vantaggio, 80-79, nono punto per Reynolds, ultimi 3 minuti della partita, non deve mollare proprio adesso Milano. Fallo su Shevon Schiltz da parte di Vladimir Lucic, sbaglia però Schiltz il primo tiro libero, 1-37 al termine, più 1 Bayern che è in bonus, Milano può spendere ancora un altro fallo. Shevon Schiltz
secondo tiro libero, segna parità a quota 80, 1-14 al termine, 80 pari di Leni, blocco di Heinz, di Leni, canestro e fallo di Stiley, ma chi può vincerla se non lui? 1-06, canestro portentoso, qui ha usato tutto il fisico Malcolm Delaney, portando a spasso DJ Sealy, ha alzato la parabola, ha trovato il tabellone, ma soprattutto ha trovato la retina. Tiro libero supplementare di Delaney, arriva a 28. Che partita, mamma mia! 6 su 7 da 2, 3 su 6 da 3, 7 su 7 ai liberi, 7 falli subiti. Ma cosa altro aggiungere? Aspettiamo questo tiro libero, Milano più 2, 82-80, 1-06 al termine. Di Leni, tiro libero, corto, si è visto subito, appena partito, 82-80, ultimo minuto. Vediamo Di Leni, lo aspetta Sisco. Questo è l'attacco più importante della partita e dell'intera Eurolega per l'Olimpia. 82-80, più 2 Milano, Di Leni, sempre lui, sbaglia l'appoggio, pallone recuperato da Sisco, pallone per Lulic che poi chiede la schiacciata e becca pure il fallo Vladimir Lucic. 23 secondi 8 decimi, giocata meravigliosa dobbiamo dire da parte del Bayern Monaco, con un alley-oop fantastico per Vladimir Lucic, che ha segnato e ha subito pure schiacciato sull'alley-oop. Gran palla da parte di Zipser, che se n'è andato via, ha chiamato l'alley-oop ed eccolo lì la schiacciata col fallo di Shevon Shields. Tiro libero supplementare per il Bayern Monaco con Vladimir Lucic, 82 pari, mancano 23 secondi al termine. Un finale pazzesco all'Audidom, e qui ci si gioca veramente tutto. 23 secondi 8 decimi, cronometro fermo, c'è time out chiaramente, e poi Vladimir Lucic silente fino ad ora, è in lunetta per il possibile sorpasso che arriva, 80, figuriamoci lui che è una macchina infernale a cronometro fermo. Time out di Ettore Messina, attenzione, 23 secondi 8 decimi, 83-82 per il Bayern Monaco, Milano all'ultimo tiro, per Milano, il palleggio di Schiltz, l'ultimo tiro per andare a Colonia, 14 secondi, guarda la panchina Schiltz, c'è Sisco su di lui, uno contro uno, Schiltz attacca il ferro, appoggia, e c'è l'errore, ma c'è il fallo, 8 secondi al termine, tiri liberi, che coraggio Shevon Schiltz, mamma mia, il fallo di Baldwin, crediamo, sull'entrata di Shevon Schiltz. Sisco battuto, un crossover meraviglioso, ha fatto finta di andare a destra, è andato a sinistra Schiltz e purtroppo il pallone non è entrato per un pelo, è entrato e uscito. Fallo, volevano lo sfondamento quelli del Bayern Monaco, perché Ghista aveva preso posizione e stanno vedendo proprio questo, attenzione perché qui la cosa si fa rischiosa. Lo rivediamo pure noi, vediamo. Massimo, mi posso avventurare? Naturalmente sei tu il mio maestro, ma è possibile che glielo diano lo sfondamento, lo sai? È possibile? No, ce l'ho detto che è fortemente c'è a rischio. Possibilità. È fortemente a rischio, vediamo un po'. È fortemente a rischio, vediamo un po'. Se vediamo, dovessero darlo, tu dici se la gara 5. Attenzione, vediamo un po'. Eccolo là, l'hanno dato. Vediamo un po'. L'hanno dato, sfondamento. Ma io non volevo, guarda, non mi volevo sbilanciare troppo, ma ero dentro di me, ero sicuro, sì. Ero abbastanza sicuro. Fallo di sfondamento a Shevon Schiltz e pallone per il Bayern Monaco. Non si mette bene. Con 8 secondi da giocare, se non sbaglio. Con 9-7, hanno corretto. 9-7. 9 secondi e 7 decimi da giocare, 83-82 per il Bayern Monaco. Sull'Olimpia Milano, rimessa in attacco, no, è in bonus Milano, quindi si andrà, immagino, al fallo immediato. Vediamo un po', infatti c'è Lulic, eccolo là, esce Lulic, fallo. Paro. Fallo, e giustamente il Bayern va da Vladimir Lucic. E allora, 8 secondi e 3, al termine di questa pazzesca partita che Milano aveva in mano, ha avuto 13 punti di vantaggio ed ora è sotto. 83-82. Lucic va in lunetta con i tiri liberi. Primo tiro va, figuriamoci. Più 2 Bayern, e adesso dipende tutto da qua. Perché se va più 3
Allora a quel punto il Bayern farà fallo probabilmente per impedire la tripla. Vediamo che succede. Lucic segna. Più 3 Bayern Monaco, 85-82, altro timeout. Si rientra in campo. 85 Bayern Monaco, 82 Olimpia Milano. Mancano 8 secondi al termine della partita. E allora Trinchieri, che sta incitando i suoi giocatori, non ha mai perso la calma, il tecnico del Bayern. Allora, vediamo un po', io mi aspetto un fallo da parte dei giocatori del Bayern per impedire la tripla. Qui Milano deve essere bravissima come in gara 1 a trovare la soluzione immediata prima del fallo avversario. Schiltz, vediamo chi esce, Gigi forse, sì, Gigi deve tirare, ci prova, da 3, il capitano della nazionale sbaglia, ma c'è l'imbalzo di Direni, da 3, niente, 2-2, ha vinto il Bayern Monaco, incredibile. Incredibile, 85-82. Due occasioni abbiamo avuto nel finale. Tiro l'ha costruito. Tiro l'ha costruito. Sì. Tiro l'ha costruito l'Olimpia. Questa è una beffa. Maurizio, Milano deve. Massimo, la quinta naturalmente è decisiva a Milano. Però forum. Tu dici che senza pubblico, voglio dire. No, sì, no, ma adesso è 50-50. Non c'entra niente caso fuori. Adesso, soprattutto, quello che c'entra è lo stato fisico. Che Milano purtroppo. Quando giocano? Martedì. Milano è riuscita a recuperare. Sì, c'è tempo. Però adesso è anche importante il fattore mentale, non solo quello fisico, perché ci si gioca tutto in 40 minuti.